bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. Oggi ovviamente iniziamo dal santo del giorno che è San Turibio. La chiesa dunque celebra San Turibio de Mogrovejo, Benedetto XIV lo paragonò a San Carlo Borromeo e lo definì instancabile messaggero d'amore. Turibio, nato in Spagna nel 1538, però era un laico. Filippo II tuttavia sa che nel Nuovo Mondo gli indios sono spesso sfruttati a morte e vuole un cambiamento. Inizialmente Turibio resiste, ma poi accetta e viene nominato arcivescovo di Libia. Turibio morì nel 1606 dopo aver viaggiato tanto e dopo essersi impegnato nel governo pastorale. Partiamo con la nostra rassegna stampa, iniziamo dai quotidiani regionali. Questa è la prima pagina del Messaggero Abruzzo, ovviamente in primo piano gli attentati di Bruxelles, troveremo insomma titoli di apertura su praticamente tutti i quotidiani, compresi quelli regionali. Bruxelles, le voci dall'inferno, così apre il Messaggero. Le testimonianze degli abruzzesi dal Belgio sotto attacco, tensione pazzesca, clima surreale, in serata a Pescara è atterrato il volo da Charleroi, l'eurodeputata del Movimento 5 Stelle Aiuto dice io torno in auto. E poi a centropagina un ennesimo incidente sul lavoro in Abruzzo, a Tortoreto, la vittima però era di Montesilvano, muore schiacciato nel carrello a 36 anni, si tratta di Federico Agostinone che vedete nella fotografia, come detto originario di Montesilvano, schiacciato sul carro ponte alla Ital Prefabbricati. E poi ancora a centropagina, ancora la cronaca, delitto bottega, in convento luxoricida mai condannato. Giulio Cesare Morrone è entrato nel convento di Casalbordino come diacono. L'uomo nel 1990 uccise in casa la moglie Teresa Bottega. Andiamo nel taglio alto, droga e camorra a Vasto, 25 condanne per un totale di 300 anni. Ieri l'attesa sentenza dopo il maxi processo abbreviato per altri 19 imputati. 25 condanne nella sentenza del Tribunale di Vasto nell'ambito del maxi processo adriatico dal nome dell'inchiesta scattata nel 2014 tra Abruzzo, Campania, Marche e Molise per le infiltrazioni di stampo camorristico finalizzate al traffico di droga. Per altri 19 imputati il processo con rito abbreviato si terrà a giugno all'Aquila. E sempre all'Aquila l'ATAM chiede 10 milioni di danni alla regione, questo è il maxi risarcimento per danni subiti dalla mancata concessione del contributo 2011 che ha mandato sul lastrico l'ente. E poi a Pescara il no di Paolucci e Gerardis per l'affare Siti, l'entusiasmo del governatore D'Alfonso sulla vicenda la Siti fu frenato da un uomo forte del Partito Democratico, Silvio Paolucci, l'assessore lo dice nelle intercettazioni, con lui anche il DG Gerardis. Andiamo a vedere di spalla l'addio a Lino, il principe dell'alpinismo abruzzese. Questo è il titolo dell'articolo di spalla. Nel taglio basso, Sulmona, Suina, si ammala il marito di una vittima. Attenderà la salma della moglie a casa in attesa che finisca gli esami autoptici disposti dalla ASL di Roma, con il dolore per la perdita della congiunta e i decimi di febbre che ora lo costringono a letto. Il marito della cinquantenne morta per il virus H1N1 la scorsa settimana è anche lui febbricitante, forse una semplice influenza, ma la paura a Badia di Sulmona è tanta. Oggi il commissario Guetta incontrerà in comune il Tribunale per i diritti del malato. Nel taglio alto, sotto la testata, Chieti, Thales al capolinea, spezzatino e diaspora per i dipendenti. E sempre a Chieti spunta Angelini tra i grandi debitori del crack di Banca Etruria. E per il calcio, Pescara in crisi, tutti in ritiro, oggi il derby di Lega Pro tra Teramo e L'Aquila. Andiamo adesso a vedere le prime pagine del centro, come sempre andremo a dare un'occhiata a tutte le quattro prime pagine provinciali. Partiamo dalla edizione di Pescara,
come vi ho anticipato in precedenza, apertura dedicata agli attacchi terroristici a Bruxelles, attacco al cuore dell'Europa è il titolo, 34 i morti nel doppio attentato di terroristi islamici all'aeroporto e al metro, centinaia i feriti, ore d'ansia per i tanti abruzzesi che vivono nella capitale belga. E poi c'è l'analisi, Renzo Guolo scrive l'obiettivo dei jihadisti e l'opinione era tutto previsto di Stefano De Angelis, poi c'è la testimonianza Gessetti e Patatine di Giacomo Fracassi. Di spalla in Abruzzo il pianto di chi torna, sono atterrati regolarmente i voli, è atterrato regolarmente il volo previsto da Charleroi per Pescara e poi cellula segreta, caccia aperta al terzo uomo. Sotto la fotonotizia, muore schiacciato contro una trave, giovane papà di Montesilvano, vittima di un incidente sul lavoro, città in lutto per Federico Agostinone. E ancora intercettazioni sul mare, il sindaco sotto attacco a Pescara, no, non mi dimetto, dice Marco Alessandrini. E poi la rapina in Banca Caripe a Via Tiburtina, rapinatori disarmati portano via 15.000 euro. In Camera di Commercio richiesti ai dipendenti 800.000 euro. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuliano Di Tanna e Umberto Eco disse non parlate di me, questo è l'articolo. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro. Le prime pagine sono praticamente fotocopia per quanto riguarda l'apertura, invece differenti sono i titoli di cronaca. Infatti, troviamo sotto la fotonotizia Crac Etruria spunta il debito di Villapini nella pagina di Chieti, nella lista nera del commissario liquidatore, anche 25 milioni persi nella Sanitopoli abruzzese. Poi la morte di Marini, Lanciano dice addio al medico Mecenate, sentenza da record, Avvasto, maxi processo, condanne per 299 anni e poi vertenza a due facce, occupata la Thales, ma i posti sono in salvo. Andiamo ancora avanti, questa è la pagina di Teramo. In primo piano, oltre alla strage, alle stragi di Bruxelles, anche l'incidente sul lavoro a Tortoreto, giovane papà muore schiacciato alla ex RDB, tragedia a Tortoreto, l'operaio stava lavorando in un cestello elevatore che non si è fermato. E poi bottino da 60.000 euro, banditi sequestrano il personale della banca Giulianova, Pineto, corsia riaperta troppo presto, pericolo in A14, il dopo Brucchi a Teramo, Tancredi, io sto lavorando per un polo civico. Andiamo sulla pagina dell'Aquila, Aurora sul bus della morte salva per caso. Lecce nei Marsi, la 23enne è ferita a un braccio, ma se la caverà grazie dei messaggi di affetto. Ovviamente il riferimento è a quanto accaduto in Spagna nell'autobus che portava studenti Erasmus, che purtroppo ha avuto un incidente che ha causato anche 7 vittime italiane. A Sulmona, sospetta febbre suina, un altro ricoverato. All'Aquila, truffa ATAM, Fanfani a giudizio con altri 4. Sulmona, ex consigliere comunale, arrestato per rapina all'interno di una tabaccheria. Questo per quanto riguarda le prime pagine del centro. Adesso apriamo la città, continuando a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali. Teramani nel terrore, questo è il titolo sulla fotonotizia ancora che riguarda gli attentati di Bruxelles, attacco all'Europa. Nelle testimonianze di 4 teramani presenti nella capitale belga, un politico, un musicista, un insegnante e una scrittrice raccontano la loro esperienza di terrore. Sotto la testata, Giulianova rapina in banca da 70.000 euro, chiudono tutti in bagno e poi svuotano il caveau. A Tortoreto il sindaco Ricchi non ha più una maggioranza, Roseto Pavone abbozza il piano spiaggia per il Fratino. Nel taglio basso, Lega Pro, derby del Gran Sasso, sfida Salvezze e poi Rocca Santa Maria, il lupo Claudio torna libero tra i boschi della Laga dopo le cure della forestale. Questo per quanto riguarda i quotidiani regionali. Adesso apriamo la pagina dedicata al nazionale.
andando a vedere i principali quotidiani italiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Europa sotto attacco, Bruxelles, kamikaze all'aeroporto e bombe nel metro, 31 le vittime, molti feriti. L'ISIS rivendica l'attentato e dice: siamo stati noi, città paralizzata per ore. Gli 007, avremo altri attentati. Dunque, l'emergenza è tutt'altro che finita nella capitale belga. I servizi segreti e le forze dell'ordine continuano a lavorare con perquisizioni a tappeto per cercare il terzo uomo che si vede nelle fotografie dell'aeroporto, e l'allerta in tutto il Belgio resta a livello 4, il massimo livello. Nel taglio basso poi del giornale troviamo la notizia che riguarda il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Oggi a Cuba sepolta la guerra fredda, ha detto Obama, che si trova proprio in viaggio nell'isola di Cuba. Andiamo sulla Repubblica. ISIS, guerra all'Europa, doppio attacco a Bruxelles, kamikaze in aeroporto e metro, oltre 30 i morti, caccia ai complici dei killer, il califfo, saranno giorni bui. I leader dell'Unione Europea dicono: non avrete tregua, l'allarme dei servizi segreti. Ecco cosa rischia l'Italia, minacce anche al Papa. E vedete proprio la fotografia che vi dicevo in precedenza, sulla destra, vedete i tre kamikaze, i tre attentatori. Si cerca il terzo uomo, quello con il cappello, che non si sarebbe fatto esplodere, ma si sarebbe allontanato. C'è stata ieri una riunione del Ministero dell'Interno, del tavolo della sicurezza per quanto riguarda il nostro paese. È stato deciso di lasciare a due l'allerta per quanto riguarda l'Italia. Andiamo sulla stampa. Bombe e kamikaze, Bruxelles brucia, due terroristi morti nell'attentato davanti ai banchi del check-in, caccia un terzo uomo ripreso in un video delle telecamere a circuito di sicurezza. Dopo la cattura di Salah, esplosioni all'aeroporto e al metro, 31 uccisi e 250 feriti. Poi c'è l'editoriale di Marcello Sorgi: la guerra divide i leader. Non c'è unità per quanto riguarda le modalità con cui affrontare questa emergenza tra i leader dell'Unione Europea. Il Premier Renzi ha sollecitato l'Unione Europea a mettere a punto finalmente una struttura comune che si occupi di sicurezza. E poi troviamo il discorso all'Avana del presidente Obama prima dell'incontro con i dissidenti. Coraggio straordinario, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Obama ai cubani: io qui con voi per seppellire la guerra fredda. Andiamo ancora avanti, questa è un'altra pagina della stampa. Il califfo insanguina l'Europa, diciamo una copertina per quanto riguarda quello che è accaduto a Bruxelles. Il Sole 24 Ore: l'ISIS colpisce l'Europa, 31 morti a Bruxelles, attacco al cuore dell'Unione Europea. I feriti sono almeno 250. Gli attentati scattati dopo l'arresto venerdì del super ricercato Salah Abdeslam, il leader dell'Unione Europea, attacco alla nostra democrazia. Due kamikaze all'aeroporto, bombe nel metro vicino alle sedi dell'Unione Europea, caccia a un sospetto in fuga. Come vedete, il Sole 24 Ore pone in risalto un altro elemento che riguarda questi attentati di Bruxelles, proprio la cattura del super ricercato Salah Abdeslam, che ha partecipato agli attentati di Parigi. Molti commentatori hanno fatto notare come il messaggio di una collaborazione di quest'uomo con le forze dell'ordine possa essere stato diciamo, il detonatore di questi nuovi attentati a Bruxelles con le cellule dell'ISIS che si sono attivate proprio per, diciamo, evitare di essere scoperte dalle forze dell'ordine grazie alle rivelazioni di Salah Abdeslam. L'Italia rafforza i controlli sugli scali. Renzi sente i leader europei, sicurezza comune contro il terrore, come vi ho
vi ho annunciato in precedenza. E poi, tornando, diciamo, ai temi che riguardano principalmente il Sole 24 Ore, cioè quelli economici, le borse europee sbandano, ma nel finale annullano le perdite. Lo spread sul Bund torna a 104 punti, sterlina a picco per il rischio Brexit. Andiamo sul Messaggero adesso. Attacco al cuore dell'Europa, duplice attentato a Bruxelles, kamikaze all'aeroporto e bombe sulla metro, 34 morti e 230 feriti. Come vedete, la conta di morti e feriti varia a seconda dei giornali, anche perché al momento non ci sono ancora informazioni precise. Ieri sono state veramente ore di apprensione, di confusione. In Belgio, la rivendicazione dell'ISIS, il peggio deve ancora arrivare, esplosioni vicino alle sedi delle istituzioni dell'Unione Europea, con il Parlamento che è rimasto aperto, ma insomma, le forze dell'ordine hanno fatto sì che nessuno potesse uscire dal Parlamento europeo. Cellule anche in Italia, non solo lupi solitari, l'allarme in un report riservato degli 007, minacciate le città d'arte, Roma e Milano. Andiamo sul giornale. Guerra all'Europa, cacciamo l'Islam da casa nostra, attacchi all'aeroporto e alla metro di Bruxelles, altri 31 morti, almeno 230 feriti, si cerca il comando di terroristi, 5 sospettati tutti nella rete di Salah Abdeslam, paura per gli italiani. Andiamo avanti con Libero, l'attacco dell'ISIS, se questi non sono bastardi, scrive Libero, il nemico è subdolo, ma l'Occidente continua a reagire in modo sbagliato. Questa guerra si può vincere solo con la rabbia e l'orgoglio e tagliando i legami tra terroristi islamici e chi li finanzia e li protegge. A Bruxelles 31 morti, almeno 250 feriti, anche italiani. E così così è Libero. Andiamo sul Foglio, le mille e una Molenbeek d'Europa, non solo il Belgio sotto attacco, tutte le enclave inaccessibili di Allah nel cuore del nostro continente, così scrive il Foglio che dedica praticamente tutta la sua prima pagina a quanto accaduto a Bruxelles. Il Tempo, Eurisis, facendo un gioco di parole tra Europa e ISIS, facendo una crasi, due attentati a Bruxelles, lo Stato islamico colpisce il cuore dell'Europa, bombe alla metro e in aeroporto, 34 morti, oltre 230 feriti, tre feriti fortunatamente non gravi sono italiani. L'editoriale, cara Europa europea, ben ti sta, apri gli occhi o morirai, è l'articolo di Gianmarco Chiocci e il testimone, io su quel vagone esploso, salvata da un SMS, de Il Tempo. Andiamo avanti ancora sui giornali nazionali, il Mattino di Napoli, attacco all'Europa, Bruxelles, kamikaze all'aeroporto, caccia un uomo con il cappello, l'abbiamo detto in precedenza. E poi l'operazione Blitz a Sorrento, arrestato un iracheno, era in contatto con i fanatici belgi. Dunque si continua a lavorare per quanto riguarda la sicurezza interna nel nostro paese. L'Avvenire, il sangue dell'Europa. Il fatto, due kamikaze tra i viaggiatori in partenza, bomba alla stazione nei pressi delle sedi dell'Unione Europea, tre italiani tra gli oltre 250 feriti, rivendicazioni e minacce, colpiremo ancora un Belgio sigillato. Strage del Daesh all'aeroporto e nel metro, 31 i morti, la preghiera di Papa Francesco che si fa gesto, lavanda dei piedi ai profughi per quanto riguarda la messa in cena Domini. E poi l'Italia, Renzi, barriere inutili ma patto di sicurezza, l'allerta non viene alzata, aumentano i controlli e le espulsioni. L'Unità, la guerra a Bruxelles, nuova carneficina dell'ISIS nella capitale dell'Unione Europea e sede della NATO, stragi. Renzi, sconfiggeremo i terroristi con una risposta militare di intelligence culturale. E appunto nella fotonotizia il giornale si chiede cosa fare adesso. Il manifesto Come in guerra titola Terrore e sangue in sequenza a Bruxelles per gli attentati all'aeroporto di Zaventem e una bomba che devasta la stazione della metro a Molenbeek, almeno 34 morti e 200 i feriti. L'ISIS ha rivendicato l'attentato, siamo stati noi. A 3 giorni dall'arresto di Salah Abdeslam, la mente delle stragi di Parigi, l'Europa ripiomba nel panico, caos nelle capitali isolate, massima allerta, frontiere blindate.
per il premier francese Manuel Valls, viviamo in uno stato di guerra. L'ultimo quotidiano per quanto riguarda la rassegna nazionale è il Fatto Quotidiano, i kamikaze di Bruxelles lasciati liberi di uccidere. Questa è la lettura che dà il Fatto Quotidiano delle stragi, due complici di Salah fuggiti 7 giorni fa sarebbero gli autori del massacro all'aeroporto. Poi c'è questa vignetta, il titolo eloquente, Fil Rouge con un filo rosso che unisce le tre stragi che hanno sconvolto l'Europa, la strage di Charlie Hebdo, la strage di Parigi a novembre e quest'ultima di Bruxelles. Adesso andiamo sui quotidiani sportivi nazionali prima di passare al meteo. In chiusura della prima parte, questa è la Gazzetta dello Sport, anche lo sport viene segnato in qualche maniera dalle stragi di Bruxelles, terrore a Bruxelles, il titolo fermeranno anche l'Europeo, si chiede la Gazzetta dello Sport, infatti c'è questo rischio per quanto riguarda Euro 2016, la polizia c'è anche l'ipotesi di alcune partite a porte chiuse, Abete, vicepresidente del UEFA, dice la competizione si giocherà. Come sempre, quando ci sono attacchi terroristici, si è divisi tra la volontà di assicurare sicurezza alle persone, ma anche l'intendimento di non farsi condizionare dalla strategia del terrore. Sicurezza azzurra, l'esordio col Belgio preoccupa, è già pronta una task force, il reportage dentro il rifugio dell'Italia, Montpellier scaccia la paura e poi la testimonianza, Nainggolan vicino all'incubo, dovevo essere in aeroporto. Andiamo sul Corriere dello Sport, titolo di apertura, Juve tutto su Isco, pronti 30 milioni per il trequartista che Real Madrid ha messo ai margini. E poi la doppia trattativa Candreva-Bellarabi, l'Inter cambia, Bacca il Milan fissa il prezzo e chiede 30 milioni e poi lascia i bianconeri, Caceres il Napoli prepara l'offerta. E poi troviamo un'altra strage, kamikaze a Bruxelles, gli europei senza tifo, si chiede il Corriere dello Sport, attacco suicida in aeroporto, ci sono anche italiani tra i feriti, insomma tutto quello che abbiamo già raccontato in precedenza. E poi domani l'Italia in campo, c'è tanto Chelsea contro il CT di Conte, nella Spagna tre giocatori che l'ormai quasi ex CT della nazionale, già annunciato che andrà via dopo gli europei, ci saranno appunto tre giocatori nella Spagna che Conte allenerà al Chelsea. Andiamo su Tutto Sport, Cavani alla Juve si può, l'interesse del club bianconero non mi stupisce, Edison con Dybala che coppia, Mourinho meglio Allegri, Morata prime mosse del Real Madrid, parla il fratello agente dell'attaccante. E poi sotto la testata l'Europeo chiude le porte al terrore, a Bruxelles l'ISIS colpisce ancora, bombe all'aeroporto e al metrò, più di 30 morti, centinaia di feriti, crescono i dubbi per Francia. 2016, ne abbiamo parlato in precedenza, anche se il vicepresidente del UEFA Abete ha assicurato che la competizione si giocherà. Poi per quanto riguarda Pellegrino, questa coppa è la mia bimba, è Forza Juve, e poi Conte, l'addio annunciato, l'Italia sarà comunque polemica, il mercato dei tecnici allenatori si va verso la rivoluzione. Andiamo a vedere anche di spalla, Toro ora serve un Belotti diverso e poi Berruto salvate la faccia, occorre una scossa, rivoglio il mio Toro, Ventura i giocatori devono cambiare. Questo per quanto riguarda Tutto Sport, adesso apriamo la pagina dedicata al meteo con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.org. Buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Alfredo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Insomma, come hai annunciato nei giorni scorsi, imperversa il maltempo sulla nostra regione, ma ti domando, continuerà o è solo un episodio sporadico a te? Alfredo, allora, nelle prossime ore continuerà a manifestarsi il maltempo, soprattutto nel Pescarese e nel Teramano, dove sono attese ancora piogge diffuse, intense e persistenti localmente.
anche a carattere temporalesco. Cielo chiuso anche sull'Alto Aquilano, dove sono previste anche delle piogge, ma di minore intensità rispetto al versante orientale, mentre inizialmente ci saranno delle ampie schiarite, potrà anche splendere il sole nel Chietino e sull'Alto Sangro, ma la tendenza poi è verso una graduale estensione della nuvolosità anche sulle restanti zone, con fenomeni che però, ripeto, saranno più intensi nel Pescarese e nel Teramano, nonché sulle vicine Marche, in particolar modo sull'Ascolano e sul Maceratese, dove potrà piovere davvero tanto nelle prossime ore. Poi questa figura depressionaria che interessa la nostra penisola e soprattutto le nostre regioni centro-meridionali inizierà a muoversi, sposterà ulteriormente verso Levante, e ciò favorirà l'arrivo di masse d'aria via via più fredda di origine continentale provenienti dai vicini Balcani. Di conseguenza è prevista una graduale diminuzione delle temperature e un abbassamento anche della quota neve, dove nelle prossime ore nevicherà al di sopra dei 1.400-1.500 metri sui nostri rilievi. Saranno nevicate copiose, soprattutto sui rilievi più settentrionali, quindi sul massiccio del Gran Sasso, dove cadrà veramente tanta neve, ma nelle prossime ore, quindi da stasera, soprattutto da stasera, è prevista una graduale diminuzione delle temperature e un progressivo abbassamento della quota neve intorno ai 1.000 metri, soprattutto nel corso della giornata di domani, quando appunto grazie alla diminuzione delle temperature non si esclude anche qualche sporadico episodio nevoso anche al di sotto, lievemente al di sotto dei 1.000 metri. Anche la giornata di domani comunque sarà ancora caratterizzata da un cielo più chiuso, con annuvolamenti alternati a schiarite, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, con delle precipitazioni, ma non ci sarà il maltempo che avremo ancora nelle prossime ore. Sarà una situazione meno intensa quella prevista per domani, che si concluderà poi con una graduale attenuazione, ulteriore attenuazione dei fenomeni entro la serata e nella giornata di venerdì. Ci sarà un miglioramento al freddo delle condizioni atmosferiche, soprattutto tra venerdì e sabato, anche se potranno ancora manifestarsi degli annuvolamenti. Sembrerebbe invece andare ulteriormente meglio la situazione nella giornata di Pasqua, quando probabilmente tornerà a splendere anche il sole, anche se potranno esserci degli annuvolamenti, però insomma avremo un tempo decisamente migliore rispetto a quello attuale. Poi alla luce degli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione invece ebbene, al momento confermata l'arrivo di una perturbazione nella giornata di lunedì dell'Agno, ma di queste informazioni poi ne parleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti, Alfredo. E allora grazie a Giovanni De Palma, ovviamente continuate a seguire il sito di abruzzometeo.org, eccolo qui messo in onda dalla regia di Claudio Di Giacomo. Andiamo a vedere anche i riferimenti Facebook, questa è la pagina di Abruzzo Meteo e poi la pagina personale di Giovanni De Palma. Grazie ancora a Giovanni, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie Alfredo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Noi ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e ripartiamo dalla pagina Abruzzo del centro. Alternanza didattica e formazione in campo, scuola lavoro e si allarga al sistema pubblico, firmato l'accordo con le Camere di Commercio. Dopo i 6 con le aziende private, il direttore Perlecchia, così gli studenti apprendono gli strumenti del mestiere. E poi le università abruzzesi, sempre per quanto riguarda la formazione, iscrizioni rallenta la discesa all'Aquila, mentre continua la ripresa di Teramo, questi i dati diffusi dal Sole 24 Ore. Attività istruttorie della Procura, Regione, le spese dei gruppi all'esame della Corte dei Conti. E poi il Consiglio regionale, il Governo impugna il bilancio, slitta il garante dei detenuti. E poi ancora nel taglio basso, torna il maltempo per 48 ore, piogge abbondanti nel Teramano, neve anche sotto i 1000 metri, l'abbiamo ascoltato in precedenza, in chiusura della prima parte dal nostro esperto Giovanni De Palma. E oggi le due tappe, Salvini spero di essere in Abruzzo, il messaggio lanciato dal leader del movimento Noi con Salvini e segretario della Lega Nord da Bruxelles, dove dovrebbe prendere un aereo per mantenere il doppio impegno di oggi ad Avezzano e Lanciano.
Andiamo sul Messaggero adesso per vedere la pagina Abruzzo del Messaggero e si torna a parlare di Bruxelles. Io in metro sul treno prima del disastro. Bruxelles in un incubo. Le testimonianze abruzzesi dalla capitale culla dell'Europa Unita. A Pescara atterra il volo da Charleroi nella tragedia. Grande civiltà. Funzionari regionali, studenti, politici tra terrori e attacchi di panico. L'eurodeputata Aiuto dice: tornerò con l'automobile. Poi la Cassazione sulla Sevel, furbetti della 104, è giusto licenziare, confermato dalla Cassazione il licenziamento di un dipendente di 53 anni della Sevel, colpevole di passare troppo poco tempo, solo 4 ore al giorno, ad assistere il parente invalido per il quale aveva ottenuto 3 giorni mensili di permesso retribuito, beneficio secondo la 104. Poi la sfida, Razzi si candida a Roma, so io come si fa. Antonio Razzi, candidato sindaco di Roma, senatore, come le è venuta in mente un'idea di molti abruzzesi che vivono nella capitale? Sono più di 450.000. Andiamo all'inchiesta rimborsopoli, la Corte dei Conti ora vuole i rimborsi. In Abruzzo nessun consigliere regionale può essere affiancato a Franco Fiorito, ex capogruppo PDL in Lazio, meglio conosciuto come Batman, oppure gli ex consiglieri regionali della Lombardia, Minetti, Bossi o il consigliere Dem di Reggio Emilia che si è fatta rimborsare per 2 volte un sex toy, ma è pur vero che alcuni conti non tornano, almeno per una decina di consiglieri regionali che hanno ottenuto rimborsi dalla Regione Abruzzo non spettanti, e quanto sta emergendo da un'indagine aperta dalla Procura regionale della Corte dei Conti dell'Aquila. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro e andiamo avanti con la lettura del giornale. Passiamo alla pagina di Pescara. Scontro in consiglio sulle intercettazioni. Il sindaco sotto assedio dice: non intendo dimettermi. Centrodestra e 5 Stelle chiedono a Alessandrini di abbandonare perché ha mentito alla città, ma il sindaco non fa una piega. Traditi da una telefonata all'ordinanza del 3, anzi no, in un'intercettazione tra il vice sindaco Del Vecchio e il dirigente Vespasiano, emerge il cambio della data del divieto di balneazione. L'atto risale al 1 agosto. I liquami normali di Baldassarre, la rottura della fogna a Pescara è un fatto ordinario, lo sversamento necessario durante i lavori. E poi il rapporto della mobile: il comune non ha saputo fronteggiare l'emergenza, coordinamento solo per minimizzare. Andiamo a vedere quanto accaduto all'interno del Consiglio comunale di ieri nel servizio di Francesca Romana Testi. Era inevitabile che il Consiglio Comunale di oggi diventasse l'arena di uno scontro sul caso delle intercettazioni pubblicate dai quotidiani ieri, quelle in cui si parla del divieto di balneabilità nel mare di Pescara e della richiesta di dimissioni da parte dell'opposizione verso il sindaco. La seduta si apre con l'intervento del consigliere di Forza Italia, Vincenzo D'Incecco. Io le chiedo cortesemente di anticipare le interrogazioni rispetto alle mozioni, per dare la possibilità di discutere probabilmente anche di un'interrogazione del genere che sono presentate su quello che è accaduto in questi giorni che abbiamo letto sui giornali. Quindi chiedo all'Aula se è d'accordo, e io credo che sia un atto dovuto, c'è anche della presenza di tanta stampa e dei cittadini che sono. All'avvio del Consiglio Comunale, fatto l'appello, presenti in 21 su 33, tra gli assenti ci sono sindaco di Pescara e vice sindaco, e così a intervenire è la consigliera 5 Stelle Enrica Sabatini. Allora io vi chiedo se c'è ancora una legittimità e credibilità di quest'Aula a votare qualunque atto. Dov'è il sindaco Sabatini? Il vice sindaco dove sono? Io voglio sapere, Presidente, dove sono il sindaco e il vice sindaco. Dove sono? Devono venire a rispondere alla città. Questo Consiglio Comunale non può votare nulla, non può votare nulla. Da qui in poi si apre la bagarre con il sindaco che arriva, anche se in ritardo, e risponde personalmente alle accuse del centrodestra e alle richieste di dimissioni immediate. Questa vicenda si è conclusa con un procedimento di archiviazione nei confronti del sottoscritto. Per quanto mi riguarda, essendo come sempre per formazione culturale abituata a che i processi si svolgono nelle aule di tribunale, ritengo che quella sia la sede in cui i medesimi vanno svolti. Lo pensavo prima e lo penso ancora oggi. Ho già espresso il mio parere circa quanto sia meschino e odioso questo meccanismo da cui rifuggo con
Tuttavia mi viene da interrogarsi a me questa volta nei confronti di questi solerti interroganti. Cosa possano dire circa la loro storia amministrativa? Al sindaco poi escono anche alcune osservazioni sulla ex giunta di Pescara e il riferimento va a Luigi Albore Mascia, indagato per il caso La City, che lo metterebbe, secondo Alessandrini, sullo stesso suo piano e qui ad intervenire proprio Mascia. Essendo stato sindaco di questa città per 5 anni, mi sento chiamato in causa da questa considerazione che ha natura politicamente menzognera. Io le posso dire che forse mi ha toccato in 5 anni, forse perché sono stato fortunato, forse perché sono stato bravo, forse perché la divina provvidenza, almeno in questo, è stata dalla mia parte, è stato l'inquinamento del mare. Urla e grida anche dai cittadini intervenuti, tra cui i lavoratori di Attiva, e la seduta viene sospesa con la richiesta di una conferenza dei capi gruppo da parte dei grillini. Seduta che non viene concessa in tarda mattinata, nuova sospensione del consiglio causata da una protesta dei lavoratori di Attiva entrati in aula. E allora l'abbiamo ascoltato nel servizio, andiamo sul Messaggero per parlare della City. Nodi, Paolucci e Gerardis, scrive il Messaggero, per quanto riguarda l'inchiesta sulla costruzione del polo che dovrebbe accogliere tutti gli uffici della Regione Abruzzo che ora sono dislocati nella città di Pescara. Diciture ambigue, ferme riserve, assessore al patrimonio e direttrice generale raccontano come fermarono D'Alfonso nel fascicolo dell'inchiesta sulla sede regionale, i verbali di interrogatorio di due elementi forti dell'amministrazione regionale. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro e andiamo avanti con la pagina di Pescara. Sempre per quanto riguarda la cronaca giudiziaria, in carcere a 88 anni i familiari del pedofilo, è stato incastrato, i parenti difendono Cocchiaro, arrestato con l'accusa di aver abusato di un bimbo di 6 anni, ha sempre fatto beneficenza, raccontano. Contro di lui nessuna prova, e anche il papà del piccolo è un bravo ragazzo, si era separato e stava in casa di Antonio per aiutarlo, vista l'età e i suoi acciacchi. E qui vedete la fotografia dell'uomo, 88 anni, pensionato delle Poste, accusato di violenza sessuale nei confronti di un bambino di 6 anni, in carcere oltre all'anziano pescarese anche il papà del piccolo, un giovane di 25 anni originario della ex Jugoslavia. E poi controlli più severi ai domiciliari, il giurista Grosso, più visite al giorno delle forze dell'ordine per evitare al detenuto troppa libertà di azione, così l'avvocato penalista. Un'alternativa in casi del genere è il ricovero in ospedale, ma l'indagato ha sempre la facoltà di rifiutare le cure o di essere visitato. Andiamo avanti con la cronaca. Banditi disarmati rapinano la Caripe, bottino da 15.000 euro per i due banditi che hanno assaltato la filiale di Via Tiburtina con il viso coperto dai collante. Poi scontro mortale, domani l'addio al pasticcere morto a San Giovanni Teatino, Angelo Pisano. A centropagina, il poliziotto della mobile non deve essere punito, il sindacato autonomo di polizia e lo scontro con D'Alfonso, ieri la visita del segretario generale del SAP Gianni Tonelli, che ha effettuato quasi poco più di 2 mesi di sciopero della fame per protestare contro i tagli alle forze dell'ordine. Andiamo a vedere il servizio. Si è chiuso in uno sciopero della fame di 62 giorni Gianni Tonelli, il segretario generale del SAP, sindacato autonomo di polizia, che ha protestato contro i tagli del governo che hanno portato oggi le forze dell'ordine a trovarsi ridimensionate in numero e con dotazioni scarse per quanto riguarda la sicurezza degli uomini. Sono contento che non siano serviti, perché la patente, se mi dovesse chiamare oggi qualcuno di sensibilità umana, chi non ce l'ha, di sensibilità politica e avvedutezza istituzionale, non gliela voglio dare a nessuno. Al 61esimo giorno, dopo che ho patito in maniera disumana per 60 giorni e ho perso 24 kg, io non gliela voglio dare. A interrompere il suo sciopero è stato l'intervento dei medici, che hanno visto un danneggiamento troppo invasivo per il suo corpo, ha perso 24 kg e nel frattempo non ha ottenuto nessuna attenzione né dal ministro dell'interno Alfano né dai membri del governo Renzi, ma dice lui, questo è quello che volevo dimostrare.
A me interessava dimostrare alla Nazione Italia, nonostante la censura di Palazzo che ha agito in maniera molto forte, avevo puntato ancora prima sullo strumento di democrazia che definisco un po' anarcoide come quello dei social, ma sono arrivato a 50 milioni di bacheche, significano 45 milioni. Abbiamo un'interazione che va dal 3 al 6%, cioè 10 volte superiore a quella normale, e ho dovuto cancellare soltanto 70 commenti sconvenienti, di cui 50 localizzati in Toscana e da fake, che sono profili farlocchi. Significa, su 50 milioni di bacheche raggiunti, 20 commenti negativi, avere universalmente consenso, anzi quasi quasi viene il dubbio che il messaggio sia umano. Una denuncia forte che parte con un monito rivolto ai giornalisti di Pescara, nel quale dice: chiedete a questi uomini in che condizioni sono i loro caschi di sicurezza, vi diranno che sono marci dentro, hanno 30 anni. Chiedetegli quando scadono i loro giubbotti antiproiettili, ve lo dico io, sono in scadenza. Ora chiedetegli se in dotazione hanno armi tipo l'M12, più recenti del 1978. Questa è la nostra condizione oggi, mancano 45.000 uomini alle forze dell'ordine e la mia protesta ha avuto come obiettivo quello di far sapere a tutti la nostra condizione. Ho avuto il coraggio di mettermi contro questo sistema per cercare di risvegliare queste coscienze della gente. Sul Messaggero cambiamo argomento. Si è fatto frate l'assassino mai condannato, confessò dopo 20 anni di aver ammazzato la moglie nel 1990, la prescrizione lo ha salvato. Ora Cesare Morrone vive in un convento a Casalbordino e diacono benedettino. La conversione non convince i familiari della donna. E poi il maxi sequestro, presi 400 kg di tonno illegale, stavano per essere trasportati a Roma all'interno di un'automobile. Torniamo adesso sul quotidiano Il Centro per andare avanti con la pagina di Pescara. Vigili del fuoco senza casa sfrattati dal 1 luglio, Di Marco firma l'atto per la riconsegna alla provincia della sede di Viale Pindaro, due le ipotesi per il trasloco, ex fonderia Camplone o strada comunale Piana. E poi tamponamento a catena, asse bloccato, auto in coda per 5 km dopo l'incidente che ha coinvolto 4 mezzi, due i feriti e lievi. Andiamo avanti, Camera di Commercio contro i dipendenti, ridateci 800.000 euro, chiesta la restituzione di fondi versati dal 2001 al 2011 dopo l'ispezione del Ministero, protesta la CISL. Andiamo ancora avanti, la pagina di Francavilla dell'area metropolitana, affitti alti e negozi sfitti, così la Steropi si svuota, a Francavilla protestano i commercianti, si pagano 800 euro per 30 metri quadri, in tanti hanno già chiuso le attività, cartelli affittasi su una trentina di locali. E poi lite in comune per l'assistenza, sempre a Francavilla due donne chiedono soldi all'assessore, arrivano vigili e 118. E poi verso il voto a San Giovanni Teatino, il sindaco Marinucci annuncia a Miricandito, esce lo scopo. Voglio portare avanti i progetti iniziati in questa legislatura, ha detto. E poi a Francavilla, Luciani solo bufale contro di me, attacco agli avversari, inventano delle falsità per criticarmi, così il sindaco di Francavilla. Sulla pagina di Montesilvano, la tragedia, dramma a Tortoreto, muore schiacciato contro una trave, operaio di 36 anni, vittima di un incidente a 10 metri di altezza, Federico Agostinone lascia una bimba di 8 anni e tutta San Buceto piange Sammuccio, figlio dell'ex capo della municipale, il giovane elettricista era notissimo in città, il dolore degli amici. Andiamo avanti. Assalto al distributore con il camion in città Sant'Angelo, a bordo di un mezzo rubato, i ladri abbattono la colonnina dell'Erga a Montesilvano e rubano 500 euro. E poi ladri in pizzeria e in paninoteca, a Spoltore due furti in poche ore, 150 residenti scrivono al prefetto chiedendo più controlli. E poi ancora nel taglio basso, Di Febo, violenza scoperta dalle telefonate, l'ex assessore al secondo giorno di domiciliari dopo la condanna a una pena di 5 anni e 6 mesi. Proseguiamo sulla pagina di Penne Popoli dell'Alta Val Pescara, la Brioni, rilanceremo le vendite ma i 400 licenziamenti restano, Penne, la fabbrica d'alta moda presenta il piano industriale al Ministero dello Sviluppo Economico, Flore annuncia nel 2018 ci sarà una ripresa ma i tagli servono, oggi inizia la trattativa in regione, Tocco poi recupera 125.000 euro per i rimborsi del gas e del metano, a centropagina blitz dei carabinieri
tra gli alunni, nuovi controlli antidroga a Popoli, tutto in regola, scusate, un grammo a Montesilvano, Manoppello e Rosciano, vasche lungo il fiume, il progetto va avanti. E adesso andiamo sulla pagina di Chieti, sempre restando al centro. Le cause di default, escono i nomi eccellenti nel crack di Banca Etruria, 25 milioni di Villapini. Anche la Sanitopoli abruzzese nella lista nera dei big debitori dell'istituto, e per l'ex Carichieti spuntano 860 milioni di sofferenze. L'udienza ci sarà il 2 di maggio, il giudice Valletta dovrà decidere il fallimento sulla base della relazione finale di Bigerna, liquidatore della vecchia cassa di risparmio Teatina. Scendiamo nel taglio basso. Thales occupata, ma i posti sono in salvo. L'azienda fa sapere al centro il piano che garantisce i lavoratori, ma in fabbrica scatta lo sciopero. Adesso andiamo sulla pagina di L'Aquila, andando sul Messaggero. Quindi andiamo a recuperare la pagina aquilana. L'ATAM chiede 10 milioni di danni alla regione per la mancata concessione del contributo nel 2011 che ha mandato sul lastrico l'ente. Il TAR a sancire l'illegittimità del provvedimento di diniego dei fondi. Nel taglio basso, aiuti, mannaia dalla Corte dei Conti, noto imprenditore ottiene 10 milioni di euro presentando false attestazioni, quanto emerge da un'inchiesta. E poi la polizia ha arrestato mentre ruba su un'auto un uomo al parcheggio del centro commerciale L'Aquilone. Andiamo avanti, i sottoservizi sono fuori dal tunnel, le promesse di Di Benedetto e Frattale, se non ci saranno intoppi, lavori conclusi per il 2017, la due giorni dedicati all'opera più importante della ricostruzione, si concluderà oggi con la visita guidata. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona, l'influenza suina ora è psicosi, sta male il marito dell'ultima delle vittime accertate, le rassicurazioni della ASL non tranquillizzano i vicini, il commissario Guetta convocato a Palazzo San Francesco a Sulmona, il Tribunale per i diritti del malato che chiede chiarezza, sollecitati i controlli su chi è stato in contatto con le due sorelle, ma anche sulla casa nella quale vivevano. E poi a Roccaraso, schianto contro un albero è grave, una sciatrice, è accaduto nel comprensorio Aremogna Monte Pratello, si tratta di una 28enne della provincia di Trento. Scendiamo in basso, la Power Crop, la regione ritira la pubblica utilità di Pangrazio, Abruzzo e Marsica uniti contro la minaccia della centrale a biomasse. Poi più sicurezza sugli autobus della Tua con le forze dell'ordine. A Sulmona, rapina, arrestato ex consigliere comunale, si tratta di Raffaele Pantaleo, 45 anni, è finito ai domiciliari per un colpo in tabaccheria. E poi ad Avezzano, imprenditore pagherà la casa agli sfrattati. Andiamo sulla città, sul quotidiano della provincia di Teramo, per andare a vedere anche qualche notizia dal teramano. Ieri c'è stata la visita del sottosegretario Chiavaroli in tribunale, in tour tra tribunale e carcere. L'onorevole Federica Chiavaroli ascolta i problemi e le carenze del teramano, ma tende a minimizzare. E poi operaio muore schiacciato dal carrello elevatore, un altro incidente mortale alla RDB di Contrada Salina a Tortoreto, i sindacati chiedono maggiore sicurezza. E poi a Colonnello, operaio ferito ad una gamba da una grossa trave di legno. Teramo maglia nera d'Abruzzo per i tarocchi, l'allarme lanciato dalla Confartigianato, un'impresa su cinque esposta alla concorrenza sleale del falso. E per quanto riguarda la politica, il Movimento 5 Stelle contesta il patto antenne, regalati 400.000 euro alle compagnie telefoniche. C'è un solco tra Campana e la maggioranza, sempre per quanto riguarda la politica teramana, rinviato il chiarimento dopo le esternazioni di Namitarde, il consigliere conferma il passaggio al gruppo misto. Adesso andiamo rapidamente in provincia, pari d'occasione persa per chi ha rinunciato, Pali Intelligenti monta la protesta contro le amministrazioni comunali che sono uscite dal progetto provinciale per la pubblica illuminazione. Poi controlli a tappeto della polizia, 21enne denunciato per spaccio di droga, i controlli in bar di Bisenti e Castiglione Messer Raimondo. A Giulianova anche briglie per cavalli nella refurtiva recuperata dai carabinieri. A Tortoreto non ha più una maggioranza, il consiglio comunale di ieri è saltato per mancanza del numero legale, l'amministrazione si presenta sui banchi con 5 membri su 12.
La pagina di Giuliano Vemosciano: chiudono tutti in bagno e svuotano il cavò, colpo da 70.000 euro alla Popolare di Puglia, in quattro disarmati fuggono senza lasciare tracce. E poi Pavone fa il piano spiaggia al Fratino, dopo aver arato l'arenile il sindaco prova a rispondere al WWF. Apriamo adesso la pagina dello sport, tornando sul centro, ovviamente in primo piano la Serie B ed il Pescara che si prepara ad andare in ritiro a Roma. Serie B a 10 turni dalla fine, a testa alta, Oddo problema mentale, ma il Pescara ripartirà. Questo è un po' l'Oddo pensiero. Il tecnico smentisce i contatti con la Lazio e spiega errori difensivi individuali. Sui calci da fermo da Terni si cambierà, non più marcatura a zona ma a uomo. Allora andiamo ad ascoltare le parole di Massimo Oddo. Questa è una squadra che gioca, gioca sempre, crea, che non è un problema tecnico, non è un problema tattico, ma in questo momento è un problema di testa, di fiducia nei propri mezzi, di attenzione, tutte cose che nascono da insicurezze di testa. Probabilmente l'unico alibi che posso togliere ai giocatori è questo. Quindi è possibile che passiamo a uomo, così ognuno si prende le proprie responsabilità. In questo momento il mio compito è quello di far uscire la squadra da questo momento di difficoltà. Tutte queste voci che girano, le risse negli spogliatoi, lo spogliatoio disunito, lo spogliatoio che non segue più l'allenatore che firma per la Lazio, per il Sassuolo, per il Chievo, sono tutte, lasciatemi passare il termine, cazzate che si inventano in giro. Basta una persona che dice una cosa e poi rimbalza da una parte, da destra a sinistra. Tanto mi è arrivata anche a me questa voce, che io sono di Pescara, ve l'ho detto, quindi arrivano anche a me queste cose qui. Sta diventando un alibi anche per la squadra anche quello. Sì, cioè voglio dire, noi sappiamo l'importanza che può rivestire Campagnaro in questa squadra per esperienza, per tasso tecnico e quant'altro. Però a un certo punto i ragazzi devono tirar fuori pure un po' di orgoglio, cioè voglio dire, cioè io se fossi uno di loro mi romperei pure un po' le palle di essere sempre di nascondersi sempre l'assenza di Campagnaro. Quando c'è gioca, quando non c'è tiro fuori i coglioni io, cioè voglio dire. Sì, ma il ritiro non è un ritiro punitivo, è un ritiro in cui sicuramente si sta più assieme, abbiamo il tempo di vedere magari dei video, di esaminare i gol presi, di migliorarli, vederli la mattina e magari stare un po' più sul campo al pomeriggio. Per cercare di limare quelli che sono i difetti, quindi un ritiro che serve a noi per lavorare molto di più. È sicuramente una delle sorprese del campionato di Serie B, Primo Maragliulo, allenatore del Lanciano, dice: ho in mente solo quota 50 punti, l'allenatore della riscossa della Virtus. La Serie B è difficile e strana, non voglio calcoli fino a quando non raggiungeremo il traguardo della salvezza, dice l'allenatore dei Frentani. Intanto si parla anche della B del futuro, ripartizione dei diritti TV, la Serie B del futuro sarà falsata, scrive Rocco Coletti, chi retrocederà da là avrà un tesoretto a disposizione che farà la differenza. Andiamo in Lega Pro perché oggi si gioca il derby del Gran Sasso, ore 17 a Teramo, la partita tra Teramo e l'Aquila, chi si ferma è perduto. Vivarini con la stessa formazione che ha pareggiato ad Arezzo, Perrone punta su San Domenico, bestia nera dei biancorossi. Allora andiamo a vedere le probabili formazioni: Tonti in porta per il Teramo, Brugaletta, Perrotta, Speranza e Cecchini in difesa, Paolucci, Cruciani, Amadio e Di Paolo Antonio a centrocampo, Lenoci e Moreo in attacco. Per quanto riguarda invece l'Aquila, Scotti in porta, Piva, Cosentini e Pesoli in difesa, Ligorio, Mancini, Midicevic, Bulevardi e De Francesco a centrocampo, San Domenico e Perna in attacco. I precedenti: Diavolo senza reti nelle ultime tre sfide. Per quanto riguarda il bilancio dei confronti fra Teramo e l'Aquila, che vede in vantaggio il Diavolo per 13 vittorie a 10, mentre i pareggi sono stati 8. Il Teramo non vince da 3 anni. Continuiamo con la lettura della pagina sportiva. Nel taglio basso, Federico, sfida fondamentale per il rossoblu, il DS teatino della Carrarese e le Abruzzesi, stagione condizionata dai processi per il calcio scommesse. Su questo sicuramente non ci piove, perché
quello di Lega Pro è stato un campionato caratterizzato dalle penalizzazioni che hanno colpito il Teramo, che hanno colpito l'Aquila e anche altre squadre come il Sant'Arcangelo, il Savona. Andiamo in Serie D, Giulianova senza paghe, ci alleniamo di meno, i giallorossi riducono le sedute settimanali da 5 a 3, basta sostenere spese di tasca nostra, dicono, ma ci impegneremo lo stesso. Nazionale sordi di pallavolo, Bruni riconvocata, la pallavolista ortonese 14 anni della Volley Junior è stata riconvocata nel raduno di preparazione agli europei Under 21. A centropagina il calcio a 5, Colini rinnova con il Pescara per conquistare altri trofei, e sempre per quanto riguarda il futsal la nazionale vince e ipoteca i mondiali, la nazionale italiana di calcio a 5 ipoteca la qualificazione ai mondiali di Colombia vincendo l'andata dello spareggio playoff con l'Ungheria. Per quanto riguarda il pugilato del nobile della Creabox Lanciano e campione regionale Juniores, nel taglio basso tre squadre abruzzese ai quarti, calcio a 5 al torneo delle regioni, torna a casa solo la rappresentativa Juniores. Andiamo ancora avanti, l'ultima pagina dello sport, atletica, mezza maratona, D'Onofrio corre Reggioia, ora voglio gli europei. L'atleta di Scontrone è campione italiano, l'obiettivo è gareggiare ad Amsterdam, spero che il titolo vinto a Fucecchio mi permetta di entrare in un gruppo militare. A centropagina la SD Derises vince 4 ori e 9 argenti, i ragazzi del sodalizio pescarese migliorano i record personali ai campionati indoor paralimpici, per il basket in carrozzina l'Amicacci sceglie Abes per volare, il tecnico francese arriva a Giulianova con una bacheca prestigiosa e poi buoni risultati nelle Marche, i giovani dell'Ecologica G in evidenza. Questo per quanto riguarda lo sport, la rassegna si ferma qui, grazie per averci seguito, Mattino 6 torna domani puntuale alle ore 7, il nostro telegiornale invece oggi alle 14, alle 19 e poi l'ultima edizione alle 23. Grazie ancora per averci seguito, buona giornata.